Buongiorno ragazzi, bentornati e soprattutto benvenuti qui nel mio canale. Oggi sono con Matteo che non so dove è andato a finire. Siamo venuti in esplorazione a vedere una vecchia colonia abbandonata. E guardate ragazzi, che roba dietro le mie spalle. Ah, è tornato Matteo. C'è una bomba e cominciamo bene. Matteo. È in forma Matteo oggi. Madonna. Guardate qua ragazzi, già subito una mini bomba in plastica. Comunque, adesso io e Matteo ci inoltriamo. Se devo dire la verità, fa piuttosto freschino. Siamo partiti di casa, c'era un bel sole, qua c'è nebbia, un po' piove. Comunque, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Andiamo. L'attrezzo. Possiamo entrare di qua o passare di là? Non lo so. Passiamo di qua. Oh, andiamo a vedere, raga. Comunque, qua c'è un passaggio. Guardalo qua. È pazzesca. Pazzesca sta roba. Adesso sì che ha più senso. Senti, Matte, tu. Vuoi passare di qua, entrare di là o dall'altra parte? A questo punto entriamo dall'ingresso principale. Guarda che roba. Entriamo, Matte. Pazzesco. Permesso? Madonna, guarda che roba su di là. Però c'è un ventaccio qua sotto. È veramente incredibile. C'è qualcuno? Sono dei bagni. È giga, credo, è molto grosso. Guarda, Matte, qua ci sono delle sedie. Sembrava tipo una sala dove si facevano delle riunioni, qualcosa, perché queste qua sono sedie, ma tipo cinema. Vedi che roba? Guarda un po', non c'è più un vetro. Guarda un po' il soffitto. Come ci crolla in testa. Grossa, eh? E questo che cavolo è? Molto. Un montacarichi. Sì, un montacarichi più che altro. C'è anche un interruttore qua. Allora questa qua mi viene in mente, sarà stata una mensa. Oddio. Come Villa Capriglio non c'è niente. Come Villa Capriglia non c'è niente. Madonna, questi bagni. Guarda che roba. Sì, beh. Docce più che altro. Sì, o docce o semplicemente delle turche. Sì, comunque niente. Proseguiamo e andiamo a vedere cosa c'è più avanti. Cosa si chiama, Madonna? È vero. Comunque qua qualcuno l'ha preso anche un po' per discarica. Sì, assolutamente Che sì. cos'è questo? Bancali. Sì, ma qua c'è anche qualche pezzo devastante. Cioè, secondo me qua ci fanno le pezze devastanti. Anche qua guardate che stanzone enorme ragazzi. Camminiamo sempre sul bordo perché non si sa mai. C'è qualcuno? Porca galerana, ci sono delle sedie. Questo che cos'ha? Un palco. Ah, ma vedi che secondo me era proprio una sala cinema questa. Guarda un Eh po' qua, sì, le esatto. sedie. C'è qualcuno? Poi c'era il palco, qui. Puoi dire? Secondo me sì, questo mi sembra un palco. Sì, guarda un po' tutte le sedie accatastate lì. Proseguiamo, Matti. Non tira bell'aria. No, tira bella fresca più che Bella altro. fresca. Disobbedire, patteggiare e gira. Questo? Diario del dottor Zortek. Giorno 401. Ah, soft air. Evidentemente vedono Mamma fare mia, anche. ma sto letto, guarda quanto è brutto però, cioè. Guarda il soletto. L'hai visto? Lo vedi? Sì. Cos'è quello? È sangue? Magari no. No, non è sangue. Messo. Qua ci legavano proprio qualcuno. Sì. Chissà che cosa gli facevano. È un letto orribile. Matte, da quello che ho letto qua, praticamente all'epoca venivano portate anche le persone che erano malate di tubercolosi, cioè curavano la tubercolosi qua. Una parte dell'edificio è dedicata proprio a quello. Un'altra parte dell'edificio era dedicato comunque alla colonia estiva. E un'altra parte dell'edificio ho letto anche che veniva dedicato all'indottrinamento militare. Andiamo su, Matteo, allora. Wow, qua inizia a prendere la piega scolastica. Sì? È vero, è vero. C'è qualcuno?
Quanto è lungo. Wow! È un corridoio lunghissimo. Che stanzoni enormi. Minchia, Cri, vieni a vedere. Cosa c'è, Matte? Che è successo? Guarda che bagni. Docce. Penso per i bambini, non lo so, perché sono piccolissime. Mamma mia, andiamo a vedere. Che cazzo è? Sono tipo, sono delle docce. Guarda qua che roba. Sono delle docce queste. Già. Per i bambini. Oh, guardate quanto sono vecchi questi tubi. Guarda che strutture gigante queste. Aule. Aule e bagni. Madonna. Una vasca da bagno. E ancora altre docce. Altre docce, ragazzi. Ciao, tu mi dovrai sapere qualcosa di grande fare tutte queste docce, questi bagni. Pensa a te sta stanza, questa aula quanto è grossa. Veramente, sono delle stanzone enormi. Boh. Poi qua addirittura c'è questa terrazza enorme. Ma tu dici che quel caseggiato lì faccia ancora parte della struttura? Sì, beh. Tu sei andato dentro prima? Sì, ma è messo peggio di questa roba qua. È gigantesca questa roba. Oh, io proseguo di qua, perché qua consiglio di andare su adesso a vedere cosa c'è. Di qua parlo. È gigantesco sta roba, così. Porca miseria. Porca paletta. È enorme. È veramente enorme. Oh, io salgo. Vai, vai, qui. Ah, ma sale ancora, guarda un po' quanti piani là sul cima. Sì, beh. Qua ci hanno dormito di sicuro. Sì, sicuro. Ho chiesto la testa perché ho sempre paura che qualche pezzo. Ah, guardate Matteo come genico. Che c'è di qua? Madonna raga, che bello! Che bello che raga qua! La scultura! Qua praticamente noi siamo entrati da qua sotto, abbiamo fatto la parte di là, poi abbiamo attraversato tutto il corridoio e siamo venuti a questa parte. Qua è l'altro pezzo. Questo è l'altro pezzo. Sì, sarà l'altro pezzo sicuro. Stavo cercando se c'erano ancora delle scritte, sai, dell'epoca, qualcosa, ma non trovo nessun riferimento. Siamo alti? Siamo alti, sai, no? Oddio! Oddio, non è che sono proprio. Non è che sono proprio bassissimi, ecco. Qua iniziamo subito col vedere delle docce. Guarda che buco. Qua vai giù male, eh. Doccia. Che c'è? C'è qualcosa qua? C'è qualcuno? No, il vento. Il vento. Sì, sono gigantesche. Tra l'altro tutte belle e piene di graffiti. Belle pittate. Cos'erano i piani alti? Era la doccia blu. Sì, ho visto tanti bagni. Un botto. Quindi, siamo andati da qui e di là. Guarda, guarda, bisogna fare adesso, non si scende.
Però possiamo scendere da... Madonna, che aria. C'è proprio un freddo da Madonna. Ma freddissimo. Andiamo giù da lì, va? Te? Dal buco? Tipo le scale sono uguali da tutte le parti. Eh beh, sì, ma la struttura... Non penso che abbiano usato molta fantasia nella struttura. Un porcile? Ma qui... Dove siamo passati prima? Perché siamo passati sopra questo fare? Sì. Se non sbaglio, pare che qua è tutto talmente uguale. Sì, sì, prima siamo passati di qua. Allora. Siamo andati di là? Sì, perché poi ci siamo arrivati di là noi, o no? No, noi siamo arrivati di qua. Andiamo di qua. Sai qua quanti bambini sono passati su queste scale? Ma veramente. Ragazzine. Comunque il cartello di fuori è inquietante. Sì, è vero. Cioè, lascia presagire qualcosa di brutto. Sì. Lascia presagire. Bene, propongo di uscire e andare a vedere l'altra parte.